Durante la festa più mostruosa dell'anno anche i dolci si animano con decori a tema e oggi lasceremo di stucco i nostri bimbi trasportandoli in un cimitero immaginario fatto di budino di pera e cioccolato. Ci sarà da morire dalle risate! Ingredienti per 6 budini ci servono 500 ml di latte intero, 30 g di amido di mais, 50 g di cioccolato fondente, 10 g di cacao amaro in polvere, 30 g più 50 g di zucchero di canna, 300 g di polpa di pere, 100 g circa di biscotti al cioccolato, 50 g di biscotti lingue di gatto, verme di caramella quanto basta. Iniziamo con la preparazione. Mi sono portata avanti e ho pulito le pere, lavato, sbucciate e tagliate la polpa a dadini e questo è il risultato. Vi consiglio di scegliere delle pere abbastanza mature per questa ricetta. Raccogliamo 300 g di polpa di pere, quindi vi ho dato le dosi riferendomi al peso pulito, ok, delle pere, in una casserolina. Ovviamente potete usare qualsiasi tipo di pere, purché mature. Ecco, accendiamo il fuoco, quindi portiamo sul fornello e vi consiglio di aggiungere circa 30 g di zucchero di canna. Se volete esagerare potete anche aggiungere una noce di burro. Io non lo metto per risparmiare un pochino sulle calorie, no? Manteniamo una fiamma abbastanza vivace, bella vivace. E cuciniamo per circa 5 minuti mescolando spesso. Nel frattempo ci spostiamo in una casseruola più grande. Metto il coperchio. Versiamo circa 400 ml di latte. Quindi ne teniamo da parte un po'. E facciamo scaldare piano piano. Quando il latte è caldo possiamo unire il cioccolato tritato, cioccolato fondente tritato, insieme al cacao. Anche se non lo setacciamo fa niente perché comunque nel latte caldo si scioglie molto molto rapidamente. Aggiungiamo anche lo zucchero di canna rimanente, sono circa 50 grammi. E mescoliamo sempre per farlo sciogliere al meglio. Nel frattempo disperdiamo l'amido, io ho scelto amido di mais, nel latte freddo rimanente. Così mescoliamo bene bene per far sciogliere tutti i grumetti dell'amido. Ovviamente potete utilizzare anche amido di riso o farina di riso, che è la stessa cosa, oppure farina bianca. Semplicissima proprio. A questo punto possiamo unire l'amido disciolto nel latte freddo alla pentola, quindi al nostro composto di cioccolato e cacao. Manteniamo una fiamma media, non bassissima ma neanche troppo vivace. Continuiamo sempre a mescolare fino a quando notiamo il cambio della consistenza, ovvero che il budino sta prendendo forma. Il budino è denso, vedete la consistenza ideale. Adesso uniamo il composto di pere che nel frattempo si sono ammorbidite, quindi bastano 5 minuti. Ovviamente più mature sono, migliore sarà il risultato finale. Mescoliamo, manteniamo ora una fiamma media, cuciniamo per un altro minuto in modo che si amalgamino perfettamente, poi possiamo mettere negli stampi. Chissà quali stampi avrò scelto per Halloween. Questa è la consistenza ideale che abbiamo ottenuto. Se non gradite i pezzettini di pere all'interno, ovviamente potete frullare, quindi ottenere proprio una purea. Però, secondo me, l'abbinamento con i pezzettini di pera ci sta benissimo. Come stampi ho scelto dei semplici, però molto divertenti, devo dire, bicchieri di carta con i mostriciattoli di Halloween. Se non li avete, vanno benissimo anche altri stampi. Versiamo il budino. Queste dosi vanno bene per 6 budini. Per 6 porzioni. Adesso lasciamo completamente raffreddare. Dopo qualche ora di frigorifero, i nostri budini sono pronti per essere decorati, perché così insomma non ci dicono niente, sono semplici bicchieri ripieni di budino. Vi faccio vedere la consistenza di un budino, anche se roviniamo un po' l'estetica, però tanto la copriremo e poi vedremo come. Classica consistenza del budino, bello, cremoso e corposo. Rimettiamo la parte che abbiamo tolto così com'era e vi faccio vedere la mia idea di presentazione. Abbiamo detto che vogliamo creare una sorta di cimitero immaginario creando la terra finta con dei biscotti al cioccolato e sopra ci incastreremo delle finte tombe con delle lingue di gatto.
E qui, in uno dei miei prossimi video, vi prometto che farò anche la ricetta specifica. Riuniamo i biscotti all'interno di un sacchetto di plastica e poi li sbricioliamo. Facile facile, così con le mani, oppure possiamo prendere un matterello per facilitare questa operazione. Sopra mettiamo un po' di biscotti sbriciolati e poi incastriamoci anche una tomba. Scatenate la vostra immaginazione, perché nel giorno di Halloween l'immaginazione non ha confini né ostacoli. Buon Halloween, miei bei mostriciattoli! Ah, e mettiamo anche qualche vermetto che spunta per rendere il tutto ancora più mostruoso.